Un tema attualissimo, ha detto anche il presidente Eugenio Giani, perché si inserisce nel dibattito sull'autosufficienza energetica e sulla transizione ecologica. Le comunità energetiche sono lo strumento che meglio rappresenta la transizione energetica per attenuare forme di dipendenza energetica e coniugare interessi economici e sostenibilità ambientale a livello locale. Se ne è parlato nella giornata dedicata alle comunità energetiche a Palazzo Strozzi Sacrati, organizzata da Regione, Agenzia Regionale Recupero Risorse, Orse e ANCI Toscana. Noi dovremmo avere una maggiore autosufficienza energetica, e avere autosufficienza energetica significa che dovremo fare più geotermia, dovremo fare più paleoliche, dovremo fare più bacini idroelettrici, dovremo avere più pannelli fotovoltaici. E questo avviene in una regione che già più del 50%, come la Toscana, gode di energie rinnovabili. Un tema di grande complessità, ha ribadito anche l'assessora Ammonia Monni, che si deve sviluppare su un doppio binario di emancipazione. L'obiettivo non può essere semplicemente si fa per dire, la emancipazione dal gas russo, che peraltro negli ultimi 30 anni è andata nella direzione opposta, ma dobbiamo lavorare per emanciparci dalle fonti fossili. E siccome emanciparsi dalle fonti fossili vuol dire investire sulle rinnovabili, il tema si fa complesso perché vuol dire trasformare un po' il nostro paesaggio per salvarlo però nel lungo termine.